600.000 euro per riqualificare il lungolago di Luino. Grazie all'accordo tra provincia, comune e Galdelluinese, con il sostegno della Canottieri, la città di Pierochiara si rifà il trucco in vista di eventi internazionali. Oggi presentiamo questa iniziativa portata avanti appunto tra provincia e comune di Luino per riqualificare una parte del lungolago, in particolare dove c'è la società Canottieri di Luino, ristrutturando alcuni stabili che sono già utilizzati dalla Canottieri stessa e che verranno comunque migliorati ed ampliati. Questa, insieme all'iniziativa fatta negli anni scorsi di riqualificazione del lungolago stesso e il prossimo intervento che l'amministrazione farà in relazione al finanziamento della Fondazione Cariplo per riqualificare e ristrutturare Palazzo Verbania, completeranno proprio una delle zone più belle sicuramente del nostro territorio, che sono appunto Luino con il suo lungolago. La provincia, d'altra parte, oltre a iniziative legate appunto al miglioramento delle attività e della presenze turistiche, va avanti anche nella caratterizzazione della nostra provincia dal punto di vista sportivo, soprattutto per quelle attività che sono legate alla sua storia. Sicuramente il canottaggio è tra queste, le iniziative, gli eventi internazionali, addirittura mondiali, che abbiamo fatto negli ultimi anni, in particolare a Varese, sul lago di Varese e la Schirana, hanno contribuito sicuramente ad aumentare, diciamo, il posizionamento del nostro territorio nella classifica internazionale dei territori più attrattivi da questo punto di vista. Sicuramente Luino, Laveno, Sesto Calende, Angera e tutte le altre località di lago del nostro territorio hanno caratteristiche altrettanto importanti da valorizzare. Con questo primo intervento partiamo appunto da Luino, che sarà nei prossimi anni sede anche qui di importanti eventi internazionali legati al canottaggio. Tutte attività che sono all'interno di questa scelta strategica di promuovere il nostro territorio attraverso le sue eccellenze ambientali, ne abbiamo veramente tante, e sportive, soprattutto quegli sport legati all'ambiente, come appunto il canottaggio, che da questo punto di vista è veramente un perfetto rappresentante delle caratteristiche positive della provincia di Varese. Grazie al finanziamento di Provincia di Varese riusciremo a iniziare a mettere a posto un'area bellissima del nostro lungolago, che è quella dell'ex campo di calcio a Lido, che è una penisola verde che si inserisce nel Lago Maggiore. Con questo finanziamento andremo a ristrutturare in primo luogo l'associazione Canottieri, la mitica associazione Canottieri di Luino, che sta diventando veramente un punto di riferimento non solo dello sport ma anche del richiamo turistico per il Lago Maggiore, perché gli eventi organizzati sul Lago Maggiore in tema di canottaggio stanno crescendo sempre di più e quindi abbiamo turisti da tutta Europa che arrivano a Luino per queste gare. Verrà fatto un restyling molto importante a tutta l'area, alla struttura che oggi è assolutamente insufficiente a accogliere i tantissimi frequentatori della società. Questo consentirà, con aree coperte di quasi 800 metri quadri al netto di quello che è rimessaggio barche, di accogliere in modo assolutamente adeguato tutti i nostri progetti, anzi di svilupparne altri in sinergia con i progetti più complessivi che ha Varese sul canottaggio. Dopo il successo riscosso lo scorso anno con la mostra Sogni di cartone, Giorgio Caporaso torna a Villa Recalcati a Varese, dove dal 5 al 27 aprile saranno esposte le sue opere di ecodesign. La prima mostra che l'architetto Caporaso ha fatto qui a Varese l'anno scorso, sempre a Villa Recalcati, è stato un vero successo. È stata seguita poi da un'analoga mostra fatta addirittura a New York dallo stesso architetto Caporaso, quindi in qualche modo così abbiamo la soddisfazione di aver contribuito a questa sua partenza nell'Olimpo dell'architettura mondiale. Quest'anno con grande soddisfazione si replica, quindi tra qualche giorno ci sarà appunto l'apertura di questa mostra con gli oggetti nuovi che nel frattempo l'architetto ha creato, e siamo veramente contenti che Villa Recalcati faccia ancora da cornice a questa manifestazione. L'architetto Caporaso, ricordiamo, è nato e cresciuto nella nostra città, nel nostro territorio, quindi veramente espressione della cultura varesina in un senso veramente completo, ed è uno dei tanti, dobbiamo dire, personaggi d'alto livello che riescono poi a portare questa tradizione, questa capacità, questa cultura del nostro territorio in giro per il mondo.
I video e le ultime notizie dalla provincia di Varese sono sul sito www.provincia.va.it.